Allora ragazzo io. Aspetta che vi faccio una foto. Fai una foto con le birre. Siamo qua nella splendida cornice del Ristorovia a Montevaro a fare la prova di questa Africa Twin meravigliosa e eccolo lì che fa la foto. Guardate che impegno. C'è dietro la macchina là. Se no aspetti di coprirmi la birretta che cerco di prendere. Aspetta, così, ecco così. C'è dietro il Fiat Fremont che rovina tutto. Sì, cacchio. L'abbraccio di una marea sensuale. L'abbraccio di... No, basta, Maria, che me la fa sentire alla radio non so quante mila volte. Va, che birrettona. Che schiuma meravigliosa. Bene, intanto che beviamo la birretta, dimmi un po'. Salute, salute. Dimmi un po' con la Tracer, queste cose se le avremmo fatte. Penso di no, penso proprio di no. Con quella ruota da 17 davanti. No. Dimmi perché l'Africa Twin? Fra le tante, fra i vari BMW GS, fra i vari Yamaha 700. Allora, BMW GS è uno status symbol e a me mi sta sul cazzo, già che è uno status symbol. Poi comunque può essere bella, per carità, e tutto sarà il meglio che c'è, così... Ma a me quella forma lì di quei due cilindri sembra la mia pancia, cazzo. Quei due cilindri lì così. Questa è uno spettacolo, minchia, questa è... Questa è bella, bella da guidare, da vedere, da guardare. Era la mia moto poi, è la mia moto. Ho fatto la cazzata di prendere quella Tracer lì senza provarla, purtroppo. Hai visto che orizzonti che apre avere una moto veramente... Cioè... Veramente di sostanza sotto il sedere. Prima avevo... la Hornet del 2007 quando è uscita, bellissima, avevo 40 anni ed era bellissima. Dal 2007 ad oggi avevo fatto 14.000 km, non è che l'ho usata tanto, vabbè, gli ultimi tre anni ho rotto le caviglie, minate varie, quindi non l'ho usata. Con questa, porca miseria, dal 30 luglio ad oggi, che è il 31 o il 30 di agosto, c'è quasi 4.000 km, cioè non ci sono parole. Grazie.
strada a fare così, ok, ho capito che devo passare di lì, devo fare il tornante tra me e me, dico boh. Minchia il filo! Porco dici, quando ho visto il filo.